Abbandonata da oltre 15 anni sulla provinciale 295 che dalla provinciale Teggiano Polla conduce sulla strada statale 19 ed interessa il tratto che dall'incrocio di via Cannicelle immette in località Pontefilo sulla strada statale, si segnala la presenza di un asfalto ormai così consumato che sono più le buche che i tratti pianeggianti. Sono tante infatti le difficoltà che possono derivare per camionisti, automobilisti, mezzi agricoli del trasporto pubblico dalla limitazione al transito su un'arteria fondamentale di collegamento. La provinciale 295 è percorsa quotidianamente dai lavoratori che devono raggiungere gli stabilimenti industriali e insistono diverse aziende dove si recano a lavorare centinaia di persone. Si tratta di un'arteria di comunicazione fondamentale anche per il trasporto. Purtroppo le basse temperature e le piogge di questo finale d'inverno sono apparse buche o addirittura voragini seguite a ruota libera da coperture d'asfalto mal riuscite. E se tali dissesti possono arrivare a causare agli automobilisti sbandamenti e rotture, queste condizioni possono avere riscontri ben più gravi. Il cosiddetto ammaloramento della pavimentazione delle strade è causa infatti del 20% degli incidenti e le riparazioni posticce del manto stradale nella maggior parte dei casi non risolvono il problema. Se queste non vengono fatte adeguatamente, infatti, si va incontro a pezzi di asfalto che si staccano con conseguente riapertura delle buche. La ghiaia, che ne risulta inoltre, causa irregolarità poco visibili sulla superficie stradale, senza contare che i sassolini diventano quasi dei proiettili se alzati ad alte velocità. Questa situazione è un'emergenza sottovalutata che provoca ogni anno gravi incidenti stradali e feriti, oltre a portare ad ogni utente della strada danni e costi per la sistemazione dei veicoli. Per non parlare, come fanno sapere gli automobilisti che percorrono questo tratto di strada, di quando si è in presenza di forti piogge che impediscono addirittura la visibilità della carreggiata. La strada durante questi eventi climatici diventa impercorribile perché completamente allagata. Una strada, fanno sapere i cittadini, che è impercorribile ed è teatro di incidenti stradali. Occorre un intervento urgente, altrimenti gli automobilisti minacciano di non fermarsi anche perché i pericoli sono all'ordine del giorno. Chiediamo alla provincia, questo l'appello degli automobilisti, di intervenire immediatamente per ripristinare il manto stradale abbandonato da oltre 15 anni. Noi non ci fermiamo qui.